Siamo la 32ª domenica per anno. Fra qualche settimana inizieremo il periodo dell'Avvento e la Chiesa durante l'arco dell'anno liturgico ci fa rivivere il mistero di Gesù Cristo e si conclude con l'Avvento la completa contemplazione di questo mistero che mette davanti ai nostri occhi il nostro futuro. Già nel Vangelo di oggi sentiremo parlare della risurrezione e di ciò che ci attende al di là di questa vita, e noi dobbiamo camminare in questa esistenza terrena ma con lo sguardo rivolto non alla morte che abitualmente trionfa nei nostri pensieri, ma alla gloria che ci attende, alla gloria eterna e alla risurrezione che avverrà alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo. È la fede che dobbiamo nutrire e la fede che ci accompagnerà anche nelle lotte della vita che si vanno svolgendo. La risurrezione sta a indicare la conclusione della nostra vita, cioè la gloria eterna, per la quale vale la pena affrontare ogni sacrificio per raggiungere. Noi fratelli, come esseri umani, siamo fatti di carne e ossa, e questo è indiscutibile, ma Dio ci ha creati anche dandoci un'anima spirituale. Per colui noi abbiamo anche attività spirituali, come per esempio spirituale la coscienza. La coscienza non è un fatto razionale o di cultura, è qualcosa che sta nel profondo del nostro essere, viene dalla nostra anima. Così la capacità di perdonare viene dall'anima, la capacità di elevarci viene dall'anima. L'amore, la comunione d'amore è un fatto spirituale, con i sensi non si arriva mai a fondere i cuori, con lo spirito sì, perché lo spirito ha attività diverse dalla carne, come abbiamo visto più volte. La carne segue le leggi fisiche, biologiche, spaziali, temporali. L'anima segue ben altre leggi. Quando le cose materiali noi le dividiamo, più le parti diventano piccole. I beni spirituali, più li partecipa agli altri, più crescono. È tutto un altro mondo. Il mondo dello spirito è diverso dal mondo dei sensi. Ma nella creazione di Dio è compreso che l'uomo si sviluppa fino a che anche il nostro corpo deve essere glorificato e deve essere trasformato. E allora la scrittura parla di risurrezione di corpi, risurrezione dei morti. Cosa si intende per risurrezione? Non si intende la rianimazione di un cadavere che torna a rivivere. Si intende la glorificazione, la trasformazione. San Paolo nella seconda lettera ai Corinti parla di assimilazione di ciò che è fisico a ciò che è spirituale, e ciò che è materiale viene trasformato, assorbito dallo spirito. E quello che è avvenuto a Gesù nella sua risurrezione, si è presentato agli apostoli senza passare per la porta ed è scomparsa senza uscire dalla porta, si è fatta anche dare da mangiare, ha presenziato davanti a lui e prima ancora di morire, bevendo il calice, il vino dal calice, non berrò più del frutto della vite finché lo berrò nuovo nel regno di Dio, cioè qua, dalla fine dei tempi tutto sarà rigenerato, tutto sarà rinnovato, come spiega San Pietro. Lo troviamo questa espressione nel 5° capitolo degli Atti degli Apostoli, parlando di Gesù, dice: bisogna che egli regni fino alla restaurazione di tutte le cose, perché il peccato ha guastato la natura, il peccato ha guastato la vita dell'uomo, e Dio ci ha chiamati in Cristo Gesù ad essere tutti rigenerati. Ora, al tempo di Gesù c'erano due correnti riguardo alla risurrezione dei morti. C'era la corrente dei farisei che credeva alla risurrezione dei morti, però loro immaginavano la risurrezione come la rianimazione dei cadaveri che sarebbero risuscitati dalla terra, ripreso forma,
per tornare a vivere come prima, un po' quello che sostengo il testimone di Geova oggi. C'era un'altra corrente invece, quella di Sadducei, che non accettava, non credeva alla risurrezione dei morti, ma questa fede era presente in Israele da diversi anni, portata avanti dai profeti che annunciavano al popolo la risurrezione, la vita nuova, restaurazioni, come per esempio quando leggiamo il 65 capitolo di Isaia, si noi dice che io faccio cieli nuovi e terra nuova, ricreo tutte le cose. Bene, nel 150 anni prima di Gesù Cristo, lì in Israele ci fu l'occupazione da parte di un re chiamato Antioco Epifane, che voleva l'unificazione del suo regno, che comprendeva diversi stati con diverse lingue, diverse leggi, costumi, religioni, eccetera. E questo re voleva fare un popolo unico, con una sola fede, una sola religione, una sola legge, una sola lingua, la koinè, la lingua greca, che era un po' arricchita di altre espressioni, anche da altre lingue, che era un po' come una, doveva essere come una lingua universale. Bene, questo re perseguitava gli ebrei però, che non volevano rinnegare le loro leggi, le leggi bibliche, comprese quelle di non mangiare le carni dei maiali o il sangue degli animali e via dicendo. E abbiamo sentito nella prima lettura che sette fratelli, compresa la loro madre, furono arrestati e torturati, e uno alla volta uccisi. Prima di uccidere l'ultimo, il re supplicò la madre di convincere l'ultimo figlio a rinnegare la fede perché non fosse torturato e ucciso. E la madre invece si rivolse nella sua lingua, che il re non capiva, e disse al figlio: non darmi questo dispiacere, ti ho portato in grembo, e per questo che tu un giorno abbia risorgere. E quel ragazzo si rivolge al re disprezzando il suo ordine e accetta di morire in vista della risurrezione. Abbiamo visto quante volte tornava questo ritornello sulla bocca di questi giovani. Essi credevano alla risurrezione e per quello affrontavano la morte in vista della risurrezione. Al tempo di San Paolo, nella città di Corinto, tra i tanti cristiani c'era qualcuno che non ammetteva la risurrezione dei morti, come per dire: si vive bene ma poi si finisce, non c'è altro. E San Paolo scrive loro dicendo: se c'è qualcuno tra voi che sostiene che non esiste risurrezione dei morti, allora neanche Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. San Pietro scrive: voi siete stati rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dei morti. Noi non stiamo andando verso una tomba, ma verso la gloria. Vedete come cambia l'orientamento della fede, della vita. Chi vi aspetta la morte aspetta invecchiare nella depressione e nella tristezza. Chi aspetta la risurrezione pieno di potenza e di Spirito Santo. E questo ci ha portato Gesù. Ed è questo Spirito che ci rigenera a nuova vita. E allora abbiamo sentito che a Gesù dei Sadducei, che non credevano alla risurrezione dei morti, si presentarono a lui per metterlo alla prova e gli espongono un episodio cavilloso, come era non soliti fare. Allora, secondo la legge del Levirato, che esiste ancora in Africa, ancora praticato, e anche tra gli ebrei esiste ancora questa legge del Levirato, quando muore un uomo sposato senza aver figli, il fratello del morto, se c'è un fratello naturalmente, deve sposare la vedova per dare figli al fratello morto. Perché in qualche modo, secondo la tradizione antica, il defunto continua a vivere nei suoi discendenti. Ma noi che crediamo nell'immortalità dell'anima non abbiamo bisogno di vivere nei nostri discendenti. Noi crediamo a questo, crediamo alla risurrezione dei morti,
Allora, gli pongono a Gesù questo problema. Sette fratelli hanno sposato la stessa donna. Se è vero che esiste la risurrezione dei morti, questa donna di chi sarà moglie, visto che tutte e sette l'hanno sposata? Si aspettavano l'imbarazzo di Gesù, e invece risponde: i figli di questo mondo prendono moglie e marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli. Cioè c'è una vita diversa che non va più soggetta alla morte. La vita che viene dalla risurrezione non va più soggetta alla decomposizione, alla corruzione, ma non è neanche una vita puramente materiale, perché tutto ciò che è materiale non erediterà mai il regno di Dio, scrive San Paolo sempre nella seconda Corinti. Tutto ciò che è materiale non erediterà mai il regno di Dio. Allora che la risposta di Gesù: alla risurrezione saremo come gli angeli di Dio. E San Paolo, nella stessa prima lettera ai Corinti, si pone una domanda dicendo: ma qualcuno si chiederà come risorgono i morti? Una volta per un testimone di Geova a trovarmi, che era diventato anziano della sua congregazione, e mi disse: ho fatto uno studio sulla risurrezione, e mi prese questo brano di San Paolo che parlava della risurrezione dei morti, cioè come risuscitano i morti. E di San Paolo dice: lo seminiamo debole, risorge pieno di forza; lo seminiamo ignobile, questo corpo, risorge glorioso; lo seminiamo materiale, risorge spirituale. Ma questo signore, l'ultima frase, non lo volle leggere, chiuse il libro. Io mi permisi di prendere il libro, di riaprirci, leggendo l'ultima frase. Cosa c'è scritto? Lo seminiamo materiale e risorge spirituale. E lui rimase un po' male. No, dico, leggi tutto, che se vuoi cercare la verità, leggi tutta la verità che ti viene esposta, non prendere soltanto una parte che può in qualche modo servire alla tua dottrina. Bene, fratelli, la liturgia di oggi perché ci mette davanti questa verità? Vedete, la maggior parte dell'umanità vive aspettando di morire. Quando c'è un problema, cosa si apre al prossimo? La morte. Gli stati che fanno le guerre, si cerca di risolvere il problema con la morte, ma la morte non risolve i problemi. E Paolo l'altro giorno ha detto: la pace non viene dalle guerre, la pace viene dalla conversione, viene dal cambiamento di vita. Ma l'uomo deve anche passare dalla fede nella morte alla fede nella risurrezione. Noi dobbiamo camminare in questa vita tendendo verso la gloria eterna. Guarda, 2 anni fa è stato beatificato quel giovane Carlo Acutis. Quando lui partecipava alla messa, diceva: l'Eucaristia è l'autostrada per raggiungere il cielo. Lui si è fatto santo a 16 anni. Ogni tanto si ha notizie di miracoli che opera, prodigi che avvengono nel suo nome. Lui è vissuto guardando la vita eterna, e quando si è scoperto malato di una leucemia fulminante, si è rallegrato: Signore, mi stai chiamando, ma non alla morte, alla vita eterna. Certo, la cosa l'ha toccato, perché non era insensibile, ma la reazione è stata quella di guardare la vita eterna. Quando noi viviamo dominati dal senso del morire, che dobbiamo morire, penetra in noi la depressione. Non è un fatto puramente psicologico, spirituale, perché l'anima deve tendere in alto, deve tendere alla pienezza della vita. Come dice la lettera agli Ebrei, Cristo Gesù, dal momento che i figli hanno in comune la carne e il sangue, anche egli ne è divenuto partecipe per ridurre l'impotenza, mediante la morte, colui che della morte è il potere, cioè il diavolo, e liberare così coloro che per timore della morte erano soggetti a schiavitù del diavolo per tutta la vita. Infatti, quando si è dominati senza la morte, non si ama, non si è capace di far comunione, lo spirito viene mortificato.
Magari se ci si dà le passioni, all'alcol, eccetera, ma il cuore non si alza. La comunione d'amore si fa con lo Spirito. E lo Spirito vuole la risurrezione, non vuole la morte. La morte deprime, spegne la potenza di Dio. La potenza di Dio si manifesta attraverso la fede. Quando entra la fede nella risurrezione, non entra in noi una suggestione psicologica, ma una potenza divina che ti cambia la vita, ti dà una forza, ti dà un'energia, una capacità non solo di vivere, ma di affrontare le difficoltà e di abbattere anche le fortezze, come dice l'Apostolo nella seconda Corinti. E questa è la fede che la Chiesa ci trasmette per mezzo dei suoi santi apostoli. Siamo chiamati alla gloria. Quando pensiamo ai nostri morti, certo, fisicamente non sono più con noi, ma le loro anime sono vive, non solo, ma un giorno alla venuta di Gesù Cristo, anche loro riprenderanno la pienezza della vita e della vita eterna. E quando noi ci dobbiamo aspettare? Per questo in questo mondo, fratelli, dobbiamo darci da fare, non a perdere tempo. Quanto tempo perdiamo in cose futili che passano e non servono a nulla? Impieghiamo la nostra vita per quei beni, dice Gesù, che il ladro non può rubare, che la tignola non può arrugginire. Cerchiamo quei beni, viviamo in quei beni e mettiamo davanti ai nostri occhi l'immagine di Cristo morto e risorto per noi, e noi siamo chiamati a risorgere insieme a Lui. Qualunque cosa ci capiti, siamo chiamati a risorgere insieme a Lui. C'è una potenza di vita nella fede, non c'è una suggestione, una potenza dello Spirito Santo. E questo loro ci chiede l'Apostolo, la Chiesa oggi, di immergerci in questa visione e di guardare anche al ritorno di Gesù Cristo, perché tutto verrà rigenerato al ritorno di Gesù Cristo. Ecco, dice il Signore, io faccio cieli nuovi e terra nuova, non ve ne accorgete, le cose sono già cominciate. E noi lo attendiamo, la venuta del Signore e il rinnovamento di tutta l'umanità. Amen.